Il conflitto tra Israele e la Palestina ha raggiunto livelli di violenza senza precedenti, con un bilancio umano devastante. Dopo un anno di guerra, più di 42.000 morti sono stati accertati a causa dei massicci bombardamenti perpetrati dalle forze israeliane. Questo incessante uso della forza ha causato una strage di civili innocenti, distruggendo intere comunità e lasciando un segno indelebile nella storia del conflitto. I bombardamenti israeliani, molti dei quali hanno colpito aree densamente popolate, non hanno fatto distinzioni tra obiettivi militari e civili. Ospedali, scuole e abitazioni sono stati ridotti in macerie, facendo piombare un intero popolo in un inferno di paura e distruzione. La sofferenza della popolazione palestinese, intrappolata tra le macerie e la disperazione, continua a crescere mentre il mondo guarda con impotenza, o, meglio detto, indifferenza. L'uso sproporzionato della forza da parte di Israele ha provocato una catastrofe umanitaria, con migliaia di morti, feriti e milioni di sfollati. Le infrastrutture civili sono state devastate e l'accesso ai beni di prima necessità è stato gravemente compromesso, lasciando la popolazione senza risorse essenziali come acqua, cibo e cure mediche. Questi atti di violenza sistematica, condotti in nome della sicurezza, hanno invece seminato terrore e alimentato un ciclo di odio e vendetta. La comunità internazionale, non tutta, pur con dichiarazioni di condanna, non è riuscita a fermare questo massacro che continua a mietere vittime giorno dopo giorno. In un anno di conflitto, Israele ha mostrato una spietata indifferenza per la vita umana, mettendo in atto operazioni che non solo violano i diritti fondamentali, ma che distruggono il tessuto sociale di un'intera popolazione. Ed ora tocca al Libano.